tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi video tag l'esperienza di essere mamma. Un argomento che mi interessa particolarmente, non solo perché sono già mamma di un bambino di 9 anni, ma perché ne sto aspettando un altro, sono nel nono mese. Tra l'altro la cosa che mi fa piacere è che mi ha taggato una mia carissima amica, Daniela, Tisgibellina72. Lascio il link al suo video giù nell'info box, andatela a vedere perché essendo Daniela una mamma dolcissima, il suo video è veramente molto bello. Adesso partiamo con le domande. Mio figlio si chiama Pietro e ha 9 anni. Sono diventata mamma di Pietro all'età di 30 anni. Io soffro di colestasi gravidica, una condizione che si verifica negli ultimi 3 mesi della gravidanza e alla quale sono soggette molte donne. In cosa consiste? In pratica, negli ultimi 3 mesi di gravidanza il nostro fegato non tollera più gli ormoni che accompagnano questo evento, per cui i livelli delle transaminasi si alzano e si genera una condizione che viene chiamata anche gestosi epatica ed è rischiosa soprattutto per il bambino, innanzitutto perché inquina il pancione, parliamoci chiaro, e quindi il bambino è soggetto a sofferenza. E poi perché può avvenire la nascita prematura, che è un evento sempre traumatico, soprattutto se non viene affrontato nel modo giusto, e aumenta di molto i rischi poi di sofferenze, di problemi che si possono ripercuotere anche poi per tutta la vita futura del bambino, come è successo nel mio caso. Quella gravidanza là era partita benissimo ed è andata avanti altrettanto bene per 8 mesi. Il mio ginecologo, devo dire, non ha saputo cogliere alcuni segnali, cui a 33 settimane io, quando avvertivo un prurito diffuso veramente incontrollabile, insostenibile, ormai era tardi, perché i livelli delle transaminasi erano già arrivati a oltre 500, continuavano a salire nel giro di poche ore, e quindi quando sono andata in ospedale per un controllo, i medici si sono trovati di fronte a una situazione piuttosto grave. E hanno pensato bene, nonostante l'ospedale non fosse attrezzato con la rianimazione neonatale, di fare un taglio cesareo. Comunque poi lui non ha respirato bene, non era preparato a nascere e di conseguenza ha avuto il distress respiratorio che gli ha lasciato dei danni permanenti, dei danni motori e una disabilità, quindi una conseguente disabilità che si porterà dietro tutta la vita. È stata un'esperienza dura, forte, ha cambiato completamente la nostra vita. Però non mi sento, ora che sono passati 9 anni e comunque l'ho elaborata, di dargli una connotazione totalmente negativa, perché comunque per fortuna questo danno non ha intaccato minimamente la sfera emotiva del bambino, perché è un bambino intelligente che nonostante qualche piccolo problema di linguaggio capisce tutto, ci riconosce, è capace di ricevere e di dare affetto e soprattutto ha due palle così questo bambino, veramente ha un carattere che lo ha dimostrato fin dal primo giorno di nascita, lo rende vincente, lo accompagna in maniera positiva nell'affrontare tutte le difficoltà che comunque ha affrontato e che dovrà affrontare ancora nella sua vita. Fa riabilitazione da quando aveva 4 mesi, riesce a spostarsi comunque autonomamente con un deambulatore, guida la sua carrozzina superleggera in maniera come un pilota di Formula 1, è anche spericolato, e quindi insomma tutto sommato è ancora andata bene così. Dall'estate all'inverno, perché il termine vero di questa gravidanza era il 23 marzo, poi succedendo quello che è successo, il bambino è nato a febbraio. Ho affrontato un taglio cesareo d'urgenza. Parlare di aneddoti per un parto come quello che abbiamo vissuto io e Pietro non mi sembra il caso. La cosa che mi è rimasta più impressa è la velocità con cui è successo tutto, per cui veramente io sono entrata con le mie gambe in ospedale alle 8 del mattino per un controllo, mi sono trovata alle 13 del pomeriggio ad avere il bambino lì che era nato, insomma. E oltretutto ho portato via subito, l'ho visto per la prima volta dopo 5 giorni, insomma è stata veramente un'esperienza che ho potuto affrontare con il coraggio che ti danno le cose improvvise nelle quali ti trovi presa alla sprovvista, e sono situazioni nelle quali io di solito do il meglio di me. Adesso a mente fredda non so come ho fatto sinceramente.
Purtroppo non ho potuto allattare al seno mio figlio per le cose che sono successe, soprattutto perché non ho avuto la possibilità di attaccarlo subito perché è stato portato via e sinceramente in quel momento l'allattamento era l'ultimo dei pensieri. Pietro non è andato all'asilo nido, ha frequentato però la scuola materna, nell'età canonica, diciamo a 3 anni, e l'ha affrontata benissimo, è stata un'esperienza molto positiva sotto tutti i punti di vista. La scuola elementare la stiamo affrontando, nel senso che proprio ieri abbiamo iniziato la terza elementare. E anche la scuola primaria è un'esperienza abbastanza positiva. E di mantenere la sua forza, la sua serenità, con la quale affronta tutte le difficoltà che comunque, nella sua breve vita ha già dovuto affrontare. È decisamente socievole, ha un bellissimo carattere e questa cosa, lo aiuta e lo aiuterà, spero, tantissimo. È un mangione, nel senso positivo del termine, mangia sin da quando è stato svezzato frutta, verdura, mangia in maniera regolare e in questo sono stata molto fortunata. La cosa più difficile dell'essere mamma, in questo concordo con la risposta che ha dato Daniela, è dire di no ai propri figli. Per tutte le mamme viene quel momento, sicuramente è difficile. La cosa più bella dell'essere mamma è il fatto di essere un'esperienza forte e che per tutta la vita ti dà emozioni. Ovviamente sono non solo emozioni belle, ci sono anche emozioni brutte, ma in ogni caso sono emozioni per cui è un'esperienza che ti tiene viva ed è per quello che secondo me ne vale la pena di essere vissuta, ecco, nonostante tutto. Io vi ringrazio per avermi seguita. Lascio il tag aperto a tutte le mamme all'ascolto che hanno un canale YouTube e volessero rifarlo. E se vi fa piacere, ci vediamo al prossimo video. Ciao!